840 letti disponibili in totale nella prima fase Covid. A giugno ne sono stati aggiunti 211 più un ampliamento di organico, mentre ad agosto ripresi i 191 CREU e 90 riconvertibili, cui si sono aggiunti 167 letti riconvertiti dai subintensivi per ospitare sia intensiva che sub. Del 5 maggio di GR552 che ha creato il primo piano di emergenza ospedaliero per la risposta al Covid, dove si parte dalla dotazione ordinaria dei 500 erotti posti letto di terapia intensiva che abbiamo stabili e ci si va ad aggiungere i posti letto ad attivazione CREU 191. Posti letto ad attivazione CREU sono dei posti letto sempre pronti, allestiti in dei locali che sono tenuti chiusi. Rosi ha poi fotografato il quadro attuale con un andamento un po' altalenante. Con questi 160 letti arriviamo ai famosi 1000. Con la DGR 1103 rispetto alla 552 noi andiamo a dire anche dove li mettiamo, cioè individuiamo ospedale per ospedale dove vanno messi questi letti. E quindi qui letto per letto abbiamo la planimetria con il punto esatto e la numerazione sulla planimetria, che lo vedete, e abbiamo anche un dettaglio, una specie di foglio Excel, dove è scritto se quel letto è attivabile, in che tempi e con che operazione è necessaria in termini di riduzione di altri servizi per andare ad aprirlo. Se mi chiedete se oggi sono più attivi, la risposta è no, perché attivare 1000 letti vuol dire bloccare qualsiasi altro tipo di attività, escluso le gravi emergenze. Rosi ha poi fotografato il quadro attuale con un andamento un po' altalenante. Attualmente sono 587 i letti di terapia intensiva occupati, di cui 209 non Covid. La novità rispetto a marzo è che abbiamo pazienti più gravi in terapia intensiva, perché a marzo la percentuale di subintensiva era molto bassa. Oggi invece chi arriva in terapia intensiva ha un quadro mediamente più grave, questo spiega anche una mortalità più alta. Il 10% dei morti ha meno di 70 anni e sono 500 ad oggi, molti in buona salute. Il personale nostro sta facendo un lavoro veramente mostruoso e per un periodo di tempo molto prolungato. Questo è un altro degli aspetti che ci preoccupa, perché al di là della disponibilità dei letti che non si consumano, il personale ovviamente invece soffre di questa cosa.